Allora. Sabrina, vuoi venire a vedere la ferita di Pia? Certo, no, 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 no. A vedere. Eri minuita. Sì, anzi, la pelle sta diventando di un altro colore. È più chiaro. Hai quale carta hai trovato per fasciarla? Questa. Solo che devo stare attenta perché È è una difficile. band elastica e quindi se la stringo troppo poi le lascia tutto il Ha segno. lasciato del giallo? C'è ancora anche la crema perché ieri ho sbagliato e ne ho messo troppo. È vero, guarda. C'è ancora pochissimo. L'hai già messo, l'hai già pulito. Pia, dammi la mano. Adesso devo solo Gemina. mettere. Ok, andiamo avanti. L'hai già guardato che sta andando mio. Mamma. Ma tanto è in subita. Adesso domani esce, se non sbaglio, la 4 in italiano. L'abbiamo già vista, eh? Doppiata, no. L'abbiamo vista con i sottotitoli. Sei ferma, Pia? Perché non ti sei, non mi hai chiamato? Perché eri di là. Mi potevi anche chiamare, eh? No! Non devi toccare, Pia, stai ferma. Mamma, guarda che cosa... Non si tocca. Vuoi che ti stringo io? La No, faccio no, tua, perché gliela vedi? devo mettere piano. La manina, tutta piena di sangue. Bifasch. Aspetta, Pia. No, no, no. Tiriamo, ma non troppo, se no poi ti stringe, giusto? Ecco fatto la bendina nuova. Così guarisce bene, questa manina. Ok?
Pia. Pia, tieni, portali a Sabrina o a Giada, devi di metterli a posto. Andresti a dire le parolacce? Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è... che giorno è oggi, Giada? Mercoledì. E quando siamo in macchina dove stiamo andando a fare le commissioni. La spesa la andrò a fare oggi pomeriggio sperando che smetta di piovere. Invece stamattina dobbiamo andare a comprare i pellet, dobbiamo andare a prendere i regali di Natale per le bambine piccole. Tanto c'è Giada, è venuta con me. Ma tanto per loro i regali di Natale non li compro dove vado, quelli di Babbo Natale. E niente, poi dobbiamo andare anche a ritirare la roba senza glutine di Gabriele. Infatti adesso devo scrivere alla parafarmacia, così almeno ci siamo messi d'accordo, per loro viene meglio così, se io glielo dico prima loro la preparano e poi io la passo a prendere, così almeno non si sta tanto tempo dentro la parafarmacia e basta. Quindi adesso andiamo. Siamo arrivati alla prealpina, adesso andiamo a comprare i pellet e Pia è molto felice che finalmente può camminare un po' e essere fuori. Questo cappellino qua l'avete visto? Sta un po' grande. Dai, vieni, andiamo.
via, cosa fai lì? Vieni. Pia, vieni. Devo andarla a prendere, se no non usciamo. Allora, ve lo dico già anche nel vlog. Mi dai l'acqua? Lì. E praticamente cambierà l'orario di pubblicazione perché ho visto che pubblicando alla sera non ce la facciamo perché poi non vi arriva la notifica, non lo vedete. Allora lo pubblicherò al mattino. Infatti oggi ti girerò due video, uno lo svuota la spesa e uno è il vlogmas di oggi, così almeno poi ve li carico separatamente e ho un po' più di tempo per prepararli e metterveli. Infatti stasera vedrete ancora il video alle 9 e poi domani mattina ci sarà il video. Metterò un post oggi per me. Praticamente ho messo un post, se andate a vedere comunque in community, quando voi vedrete questo video io il post penso di averlo già messo, dove appunto vi informo che cambierà l'orario di pubblicazione e i video col collo, i video li pubblicherò allo hai visto? È la nebbia. Penso che, cioè, quando vi svegliate troverete già il video. L'idea sarebbe quella, perché ho visto che funziona abbastanza, mentre invece alla sera poi la gente giustamente va a dormire perché va a lavorare eccetera eccetera, poi il video non riesce a avere visualizzazioni e semplicemente vi spiego il perché cambierà l'orario comunque, quindi niente, spero che comunque sarete contenti lo stesso, avrete uno scarto di un giorno tra un video e l'altro, tranne il sabato rimane sempre la live alle 21 per questo periodo di Natale e quindi sono ancora due live programmate, diciamo, e quindi il sabato uscirà il video al mattino e poi la live la facciamo alla sera, tanto poi più o meno visto che la pubblica la domenica mattina e quindi la domenica così sono coperta dalla live che ho fatto il sabato sera e niente, lo so, magari a voi sembra tutto macchinoso, però mi sembra giusto spiegarvi il perché del cambiamento di orario e quello che sto pensando non è tanto per le visualizzazioni quanto proprio anche per voi che se magari ci seguite e volete capire bene cosa facciamo, poi magari vi ritrovate così che non ci sono video e io tra un po' spacco il terracristallo. E niente, comunque la prelpina come avete visto ho preso i pellet, 12 sacchetti a 4,49 euro. Adesso sto andando da Epicasa, mi ha raggiunto anche mia sorella. Infatti ha tenuto Pia, ho già anche ordinato il lavandino per il bagno perché lo dobbiamo cambiare e adesso siamo da Epicasa dove vi ho detto che devo prendere. Quindi adesso parcheggio e ci vediamo dopo. Giorgia invece sta facendo, è con noi ma è comunque in video lezione. Perché bisogna fare. Però voleva uscire e quindi è vero che è sulla macchina, però non è in casa. Vabbè, comunque adesso vado. Vedete, lì c'è Luisa, Giorgia, che è voluta scendere qualche minuto perché è tanto a pausa.
Qui Pia e via, andiamo a vedere se troviamo qualcosa per questi bambini. Ah, vedo così. Oh, che bella per Luca. Cosa? Non ci pensavo. No, fettone. La cintura. Sì, ok, me la metto. Tutti. Sì, ovviamente si vede. Io l'avevo già messa. Censura di capire. Oh, ti devo uscire la reaction del Massimo. Vero? Ah, di quello lì che dice solo parolacce. Vabbè. Che è stupido, non Vabbè, vedo oggi piacere. praticamente, siccome non sono andata a fare la spesa stamattina, in casa non c'è più niente. Inventa, 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 ma quindi ho deciso di portare i bambini a mangiare al McDonald's. Perciò adesso abbiamo sistemato per lasciare i cani in sicurezza e tutto quanto. Abbiamo svuotato la macchina dai pellet e dalla roba di Gabriele e adesso andiamo giù tutti quanti, poi li porto da mia sorella così perché devono fare i compiti alcuni di loro. Nel frattempo io andrò a fare la spesa al Lidl e poi quando ho finito li vado a riprendere e niente, e quindi vi facciamo vedere poi quello che prendiamo. Happy Meal di Pia che però adesso dorme, la video lezione di Giorgia, patatine e Coca-Cola e panino Big Mac di Giorgia, Coca-Cola mia di Gabri, patatine mie, poi qui c'è l'acqua di Pia, poi qui c'è Manuel che ha già mangiato il panino, sta prendendo le patatine, Sabrina che ha preso patatine, il crispy mac bacon, Gabriele ha preso le patatine che ha già mangiato, il suo senza glutine, Giada ha preso un doppio cheeseburger e lì c'è la Coca-Cola. Amore mio, così ti bagni, eh? Quale di noi ce l'hai? Che siamo Devi tanti. aprirlo, usarlo come un bicchiere, però dovete fare piano. E qui c'è Pia che dorme. Giorgia è andata un attimino là a chiedere perché mancava la Fanta, ma non ha niente in mano. Allora, aggiornamento. Abbiamo finito di mangiare. Ho portato i bambini appunto da mia mamma e adesso sto aspettando mia sorella che viene giù, che così almeno andiamo a fare la spesa al Lidl. Oggi cambio, andiamo a fare la spesa al Lidl e quindi che vi dicevo che cioè, vedrete due video, uno è questo vlog e uno sarà il video spesa del Lidl.
E così almeno ho tempo di registrare, ed editare e metterveli il mattino dopo, perché se no viene fuori un casino. Quindi stasera vedrete questo vlog e che durerà fino a che non arriviamo a casa. Vi faccio vedere quello che preparerò per cena e poi così almeno ve lo edito e ve lo metto su. Domani mattina troverete il video spesa del Lidl e così almeno io, mentre domani registro poi il vlog, ve lo posso mettere al mattino e così almeno anche voi avete tutto il giorno per guardarlo. Alla sera, poi magari uno il giorno dopo arriva a casa da fare tutto, magari non si ricorda. E poi mi sembra che al mattino mi sembra che abbia un po' più di senso, piuttosto che invece metterlo alle 11 di sera, perché purtroppo, come sospettavo, non riesco a mantenere l'orario delle 21, esce sempre più tardi. E allora preferisco mettervelo comunque al mattino, perché poi è ovvio che uno alle 11, una persona normale, magari già a dormire, è ovvio che non lo vede, non lo guarda. Quindi farò così. E però rimasciamo la nostra live sempre del sabato sera e l'unica cosa mi prendo diciamo uno stacco in modo che riesco a fare il video, a editarlo e a mettervelo giusto e non avete solamente lo scarto di un giorno, cioè vedete quello che ho fatto il giorno prima invece che vedere la sera quello che ho fatto durante quel giorno, che tanto poi lo vedete in poche perché vedo come sono i risultati e quindi mi dispiace poi alla fine. Volevo già far così dall'inizio, ho detto proviamoci, però ho visto che poi alla fine alle 21 non va bene, cioè, sì. E niente, quindi adesso aspetto mia sorella e andiamo a fare la spesa. Comunque, fatemi poi sapere cosa ne pensate di questo, diciamo, cambio di andatura. E volevo anche dirvi che ho deciso, ma l'avevo già deciso, però che farò i Vlogmas, vabbè, fino al giorno di Natale, perché appunto si chiamano Vlogmas. E poi invece dal 26, praticamente, cioè dal 27, perché voi il 26 a questo punto vedrete quello che abbiamo fatto a Natale e quindi dal 27 che invece vedrete quello che abbiamo fatto a Santo Stefano ci saranno degli altri vlog, quelli per arrivare, per accompagnarvi e passare anche gli ultimi giorni dell'anno insieme fino a Capodanno e niente. Poi sapete che i bambini che saranno a casa, non andranno a scuola, ci sarà modo di fare molte più cose, mentre invece adesso coloro che vanno a scuola, le cose da fare comunque sono sempre poche, perché poi il tempo che io passo, diciamo, senza fare niente è poco. Tipo oggi, vada per ieri che è stata una giornata dove ho fatto poco, poi arriva oggi dove è una giornata pienissima, dove ho fatto tante cose, però purtroppo con l'arrivo dello stipendio è così. E anzi, devo fare ancora l'ordine di Amazon, dove c'è una parte regali. E poi, e poi devo fare, aspettate che non mi viene. Cos'è che devo fare ancora? Non mi ricordo. Vabbè, non mi viene. E niente, comunque. Vabbè, devo ancora fare un po' di cose prima di ritenermi, diciamo. Ah, e poi devo pagare le bollette. Cosa devo fare? Devo ancora fare quello che vi ho detto prima e in più devo ancora pagare delle bollette. Che però oggi non sono riuscita perché appunto sono stata in giro. Ho pagato di corsa, cioè di corsa, ho pagato comunque solamente il coso di Verochet e il bollettino e basta. E adesso devo pagare le nostre bollette, che ce n'è un po' da pagare. E niente, spero che Luisa arriva in fretta, così almeno andiamo. Perché prima andiamo, prima torniamo. Non ho tanta roba da prendere, però comunque ci può essere un sacco di gente. E quindi io non ho voglia poi di far tutto di corsa. E
Anche perché vorrei tornare a casa presto, perché poi devo preparare il pranzo per Maurizio, cioè la cena per Maurizio. Quindi, vabbè, ci vediamo dopo. Abbiamo preso tutto? No, ancora no. Andiamo? Qui c'è Princess grande, Princess piccola. Ebbene, dovuto fare l'esercizio, già l'ho fatto tutta la donna. Ho lasciato una cosa. Mi sono tenuto una cosa. Ah, va bene. Qui c'è Manu. Aprite. Adesso lasciamo Gabriele qua. Giada. Sabrina. Ciao Giorgina. Andiamo. Torniamo. Arrivati a casa e come vedete qui ci sono le borse con la spesa. Adesso vi andrò a fare il video spesa. Oggi siamo andati al Lidl come vi avevo detto. Invece nel vlog qui vi faccio vedere che cosa ho preso da Teddy. Ho preso ai bambini queste matitine colorate che dentro hanno proprio la mina tutta colorata, vedete? Gliel'hanno regalata già da una a scuola, un suo compagnetto e compagno, che compagnetto. E quindi mi sono piaciute, ha detto che le aveva prese da Teddy, sono andata, le ho trovate e gliele ho prese. Poi Pia ha visto questi biscotti, li ha voluti, boh, li ho presi. Questi qui, non li ho mai assaggiati, la prima volta che prendo i biscotti da Teddy, c'era un sacco di cibo. Poi, per la mia agenda, ho preso questi stickers per gennaio praticamente, che sarà tutto tema ghiaccio, bianco e grigio. Questi stickers qua a stellina, che appunto sono bianchi e grigi, e li ho pagati 1 euro. Poi, questi fiocchetti di neve, sempre 1 euro. E poi, che mi sono piaciuti tantissimo, qua ci sono fiocchi di neve e renne, bellissimi, a 1 euro sempre. Perché poi tra poco arriverà anche il bullet journal, quindi dovrò iniziare a preparare gennaio. E mi sono piaciuti questi stickers e li ho presi. Poi ho preso le pile, queste qui, le stilo. Un pacco da 16 e poi sempre anche queste da 16 di mini stilo e poi queste qui è il regalo per Luca.
da parte nostra, perché vabbè, gli ho fatto più regali, diciamo, quest'anno nel corso proprio di dicembre, però questo qui è il regalo per Natale. Mia sorella mi ha detto che gli piacciono tanto le macchine, gli piacciono tanto le Hot Wheels, e allora insieme le abbiamo scelte e adesso poi devo fasciarle. E boh. Adesso vado a farvi il video spesa, poi vi faccio vedere che cosa mangiamo e così poi ci salutiamo e niente, così poi riesco a editare e a mettervi il video. Per una ragazza! Sto preparando la cena e sto preparando questi burger qui di quinoa, carote, al profumo di zenzero. E una cosa che ho notato molto interessante e molto bella è che sono confezionati singolarmente. Quindi, se anche si va ad aprire questa scatola, va bene, se anche si va ad aprire questa scatola, comunque quello che si usa si apre, l'altro rimane comunque chiuso e mantiene la freschezza, diciamo. E poi andiamo a mangiare anche questi cheeseburger di suino. C'è dentro formaggio Gouda e ketchup, the American style. E anche un'altra cosa che adesso vi faccio vedere. Accompagneremo il tutto con salsa tonnata. E poi anche lo stracchino, ce n'è uno per uno. E l'insalata iceberg. Momento calendari dell'avvento. Manuel, Mauri, puoi mettere in pausa? O abbassare? Qua c'è il Tienilo. 16. Dai, vediamo cosa c'è. Che Delle belle! mollettine, Le Sabrina. avevamo trovate anche viola. Oh, che belle! Rosa chiaro, molto tenero. Bene, bene. Grazie. Adesso passiamo a... Ok, quello dei cioccolatini. Di Quello chi di è Giorgio, questo? vado, prendo il mio e lo Lo apro. apro io, se no, quello di Giorgia. Giorgio, Se lo trovo, qui c'è. Allora non lo apriamo, lo apri 16. poi un altro giorno. Vai. Come? Perché è Perché? di là, amore. È uno. Scoiattolo, Bravissima, non signora. lo so. No, scoiattolo, che topo. È lo scoiattolo che ha la coda cicciottella. Il topo ce l'ha lunga e sottile. Molto bene. Mangiate lo scoiattolino. Gabriele, tu lo vuoi? No, c'è su. Gabriele? È su. Ah, ok. Allora apriamo le candele. Io. No, lo apro io. Ma posso aprire qualcosa anche io? Vi siete dimenticati un importantissimo calendario. Quello di papà. No, quello di papà c'è, il Vroche non c'è. Allora, c'è Bianca! Evviva la vaniglia! È buonissima, quella alla vaniglia è buonissima. Poi vediamo nel tè. 17. Ma sei al 16. Vado a vedere. Cosa È abbiamo? Tè bianco. Poi vi farò sapere com'è. Questo è di papà. Papà, vuoi che te Papà? lo apro io? Ok, che veloci. Yeah, Oggi ma è ci sarà Riff. Oh, magari c'è Riff. Papà! Dimmi. Speriamo. Mamma tiene idro. Grazie. Scusa, puoi metterti un po' più qui? Così vediamo. Invece nel vostro cosa c'è? Oggi il Boh. picnic. Sì. Ah. Papà! Sì, Riff! Evviva! Guardate com'è carino! È un pagliaccio, sembra. Papà! Quando Guarda, fa un sembra Fammelo un rivedere. pagliaccio. Non è Pia. Fammelo Ma non è Pia. È Sembra un bellissimo. L'ho detto pagliaccio. che sarebbe stato il più bello. Ora quello di Vabbè, adesso i Verocher. Rimettete a Ma posto Napoli Riff. l'abbiamo già trovato. Sì. Qui dobbiamo fare addio Tenzin. Scusa. Abbiamo Napoli, abbiamo Tenzin, abbiamo Riff. 16 oggi il L'avevamo 16 visto. Aio. 17. Tieni conto. No, c'è il gatto, ma pensa te il gatto, dove sei col gatto? 1 16. Posso prenderlo oppure lo prendi tu? No, Prendi tu. prendo io.
Tanto lo so perché disgraziatamente ho visto la zia. Anch'io ho visto. Dai, una crema. Comunque c'è una crema. Dai, dai. Un burro di karité. Andiamo a leggere dietro. Balsamo doccia ultra nutriente. Risciacquare abbondantemente al burro di karité. Quindi interessante, lo proveremo. Basta. Evviva! Rimetti a posto la casellina. Perché non è più sicuro? Benissimo, adesso apriamo quello del cane e del gatto. Allora, per quanto riguarda questi due calendari del gatto e del cane, abbiamo deciso che apriremo due caselline al giorno, visto che siamo già al 16. Quindi oggi apriremo 16 e 1. Cioè, in realtà è stata un'idea di Sabrina. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Quindi apriamo il 16 e vediamo che croccantini per il gatto ci sono. Il gatto di Amera, e dietro ci sono pure l'affare dei coccantini. È andato dentro. Ci andiamo a vedere dietro. Ma che dietro. Carini sono questi. Sono questi sotto. Non vedo, bambine. Sono questi o questi? Sono quelli più chiari. Chi lo sa? Sono più chiari. Oppure sono questi? Oppure Babbo Natale. Sono fagottini croccanti ripieni con salmone. Ora Giada devi aprire anche l'uno. È qua. Stacchiamola così almeno è più... È più vedibile quello che... Apri. Scusa. Ok, ma piano. Aspetta. Che... Oggi è il 16, giusto? Sì. Niente, va sempre a finire dentro. Non è fatto tanto bene. No. Perché lei Giada. Si spacca tutto, guarda, provato qua, tanto va bene aprirle. Una mano? Bisogna avere un po' qui. Mi sposta. Ok. E adesso abbiamo quelli scurissimi. Quelli a cuoricino. Ma no, sono quelli. Sì, sono i cuoricini. E sono dei, non si vede perché c'è la luce, senza cereali, cuore, palla, anticapelli. Scusa. Vabbè. Ora apriamo. Vanno bene. Quello del gatto ha trovato questi croccantini, quindi dopo glieli andiamo a dare. Quindi 16. E adesso cerchiamo il cane. 16. Almeno, ecco, le caselline, almeno in questi calendari, nonostante siano degli animali, essendo comunque uguali, ma le hanno messe in modo diverso, quindi... Come hai fatto? Andiamo a vedere. Sono questi. Sono questi qui, a forma di ossicino, e sono snack a forma di osso con salmone. Benissimo. Ok, prossimo. Che è l'uno. Proprio accanto. Però stacchiamo casellina. Dai, ti lascio pure. Dai, do una mano. Per spaccare tutto. È lo stesso. Dai, ma di no, nuovo. Bene, così un pacchettino lo mangia Aghi, un pacchettino lo mangia Olivia. Adesso andiamo a staccare il numero uno di qua. Ho staccato tutto, scusate. Va bene, quindi abbiamo altri due calendari da aprire. E poi dobbiamo aprire ancora quello che ci ha fatto la mamma. Però siccome ci sono i cioccolatini e c'è il pixel art, adesso è tardi, loro domani apriranno il regalo e il pixel art. Tanti cioccolatini l'hanno già mangiato uno, direi che può bastare. Davvero, cosa c'è? Per oggi va bene così. L'hai preso? Ma lei è aperto però. C'è una caramellina. Ok, che strano, anche qua, cioè 24 casali è tutto uguale. Comunque, adesso ci siamo fatti altri due calendari. Andiamo a mangiare, vi faccio vedere quello che abbiamo preparato. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!